Questo forse lo aggiustiamo così. Benissimo, allora oggi siamo su Watch Dogs, il primo, versione disco per PS4, anche se ho appena fatto l'acquisto della Complete Edition, perciò anche il download digitale, ma ormai ce l'ho scaricato disco. Nella speranza di non dover installare la versione digitale per utilizzare DLC, adesso andrò a vedere se posso giocarci tranquillamente. Allora, andiamo sui contenuti aggiuntivi, perché io li ho comprati. Proprio adesso li ho comprati. Contenuto ottenuto. Ah, ok, ci sono. Ci sono i contenuti, perfetto. Vediamo se sta scaricando qualcosa. Ok, mi sta scaricando Bad Blood. Ah, non barate al trapano perché ci sono lavori in corso. Molto fastidioso, ma ognuno deve lavorare per vivere, perciò non posso lamentarmi più di tanto. Stanno solo facendo il loro lavoro. Anche se potevano farlo un po' più tardi, perché a quest'ora magari c'è gente che dorme ancora, qualcuno che ha il lavoro notturno. Però vabbè, passiamo oltre. È arrivato il messaggio automatizzato del nostro caro Sound Alert, a cui ormai ho fatto l'abitudine perché non ho idea di come rimuoverlo. Quanto è fastidioso questo rumore. Cambiamo la lingua in streaming da inglese a italiano, che l'ultima volta l'avevo messa in inglese perché c'era un ragazzino inglese. Salva. Le tue informazioni sono state aggiornate con successo. Allora, non riesco a leggere. Carica il virus di Deepom sul sito OS. Allora, contratti online sono a 0 punti notorietà, è vero. Esci dalla missione. Non so che missione fosse, ma io il gioco l'ho già finito. L'ho finito il gioco. Ho il platino. L'unica cosa che mi manca sono i trofei di Bad Blood, il DLC che ho comprato, che sta installando ancora, 5 minuti dovrebbe essere pronto. Cosa è il tipo ricercato dalla polizia? Pronto. Dimmi che hai tutto ciò che ti serve perché mi sono rotto il cazzo. Clara, scordatela, hai ben altri problemi. È morta. Oh no. Oh Cristo, no. Sto tornando e ora di farla finita. Scusate un attimo. Dove cazzo è questa missione? Campagna. A volte capita. Carica l'ultimo salvataggio. Riprendi opzioni. Come cazzo si faceva a vedere la ruota di progressi? Devo per forza andare a fare questa missione? No, io me ne vado. Allora, andiamo ai nascondigli. Perché innanzitutto questo DLC mi ha dato accesso a molta roba. Fra armi e bestiario. Adesso vorrei un attimo dare un'occhiata a quello che abbiamo. Guarda roba. Ehi, allora. Agente Bloom. Chicago South. Cyberpunk. DedSec. Com'è DedSec? Sporco così. Mi sa che andrò con quell'agente della Bloom. Ok, però questa musica mi fa capire che è un momento triste, no? E siccome è un momento triste, io sono convinto che il gioco non so il perché, ma non si sia salvata. A quanto pare non ho ancora finito la storia, perché c'è una musica veramente forte nelle mie orecchie, cazzo. Facciamolo, vediamo. Magari è il DLC, non lo so, perché non ho mai avuto l'opportunità di giocarlo. Sì, sono qui, basta con questa musica. Basta. Uno dei personaggi
A volte capita di perdere. C'era una missione quando sono entrato nella partita, non so se fosse questa. Ma io l'ho finito, ho il platino, sono sicuro di averlo finito. Vabbè, mentre aspettiamo Bad Blood, direi che possiamo farcela qualche missione, no? Soprattutto perché sembra interessante il DLC sugli androidi. Sempre se sono Spero androidi, non non ti mi è chiaro. dispiaccia se ho fatto un po' di rifornimento. Così ora siamo pari. Sì, certo, è chiaro. Prendi pure quello che I Fixer mi saranno presto alle costole. Non sapevo che Rose fosse morta. Doveva prendere e andarsene. Non ho prove che la Bloom l'abbia fatta uccidere. Cazzo, Aiden. Non puoi nemmeno assolverli. Cioè, ci sono troppe cose che non quadrano. Cioè, il gioco è Sporchi, muti uscito. manipolati. C'è Cavi scritto quando è pieni, uscito? Mi hanno sembra cambiato tutto quanto. 2012. Dopo la morte di Rose, Sono un hanno prima. creato quello. Non so bene come né perché, ma quel codice è pericoloso. C'è qualcosa che. Non ci ho capito molto, ma riguardava un Non lo certo trovo Ben. scritto da Qualcosa, nessuna non parte, ricordo. però la grafica è un po' Cavolo, Sorg. datata, però a mio Voglio parere si distruggere il tiene codice, ancora, dico. voglio Del dire. resto, non mi importa che cosa ci fai. Preferisco in realtà questa grafica qui a quella del secondo, anche se il Senti, secondo devo Aiden, ammettere che era più mi spiace per Clara. spassoso, ma questo. Cioè, allora, il primo Anche a me. era molto Ma è tutto drammatico, onore molto quello che mi cupo, guardi. perciò è criticato molto. Secondo era troppo giocoso. E invece Attento. Legion è un misto di entrambi, Quando si però è spengono le luci, è molto basato segno che inizia sull'open l'inferno. world, ecco, perciò la gente li odia tutti e tre. La gente odia tutti e tre i Watch Dogs. A mio parere sono tutti carini. Però il mio preferito rimane il primo con Aiden Pierce. Anche se puoi usare Aiden Pierce nel E molti dirigenti d'alto livello della Bloom Legion. vengono interrogati E nel secondo c'è anche un suo cameo. Del secondo mi piace il personaggio di French. Perché è molto, come dire, caotico, però ha una ragione dietro. Allora, vediamo di cosa si tratta, perché io non me la ricordo questa È missione. emerso un filmato sconvolgente che inchioda Rushmore per l'omicidio di Rose Washington. Si tratta di un'ex impiegata del CTOS scomparsa da più di un anno. Rushmore non ha voluto Ripeto, non commentarlo. badate ai Secondo il rumori di municipio, sottofondo il tipo filmato trapani sarebbe o un falso, martelli, è perché ci creato sono dai lavori in DEXEC per corso. screditare il sindaco. Provo a coprirli con la voce perché so che sono molto fastidiosi. Anche se, minchia, vorrei trapanargli la testa. Allora, mi sembra che questa sia l'ultima missione e dobbiamo rifarla, non so il perché. Ed è quella in cui dobbiamo uccidere l'anziano con l'attacco cardiaco. Possibile? Abbiamo passato, vuoi mollare così? Cosa hai fatto? Sei pazzo! Io non lo so più. Ma so che Nicky è al sicuro. E che pagherai per Clara. Credi di essere un eroe? Leggi i giornali. La città ha paura di te. Presuntuosa testa di cazzo che non sei altro. Forza, vediamo. Vieni a prendermi. Ah, questa è la Facciamo parte in cui finita. Damien hackera tutte Ah, le cose nella dimenticavo di dirti città. una cosa. Ti piacerà. Ho sbloccato il CTOS. Del tutto. Sono dentro al sistema. Ok, me lo ricordo, è Vedrai che sempre stato un spettacolo. casino questa parte perché devi riuscire a. Allora, innanzitutto, mettiamo il GPS perché non riesco a guidare altrimenti. Questa parte è un casino quando inizia a hackerarmi le cose davanti al cazzo. Stavo aspettando il mio treno e tutto a un tratto le luci vanno via. Assicuro che è solo l'inizio. Damien ha accesso a Merda, tutto. lo Sì, col sapevo. cazzo! Non glielo permetto a quel rotto in culo di incasinare il mio CTOS. Rotti in culo, C'è un è il mio punto debole assunto che lo conosce. preferito. Raggiungilo e spegnilo. Ti roviniamo la festa una volta per tutte. Andiamo da Ok, Damien. calma che non ricordo come Vabbè, si guida questo. qui. È molto Mi simile agli spiace altri arrendermi Watch Dogs, inutile. però, per mia fortuna.
Cazzo, mi staccheranno il segnalatore di posizione. Meno male che ho messo il GPS, se no sarei fottuto. Ok, sapete cosa? Io prendo una moto. Alzati, Aiden. Porca puttana, è difficilissimo guidare con questa... Cazzo! Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo. Però adoro com'è fatto questo gioco. Senti la soundtrack, è pazzesca. Sono arrivato ormai, City West del cazzo. Oh, merda. City West è un miracolo creato dall'uomo. Un sistema modello che crea una città modello per i cittadini modello. Chissà cosa ha detto la Bloom sui potenziali attacchi informatici. Sarà stato un bel dibattito. Sono arrivato dove dovevo andare, sono arrivato. Ho dovevo andare lì in fondo adesso. Non dovevo impennare con la moto. Ma posso richiederlo un veicolo? No, perché è una missione, giustamente. Vorrei anche capire che cesso, che tipo di veicoli ho, perché ho comprato la Complete Edition, mi ha dato il Season Pass e un bel po' di roba, ma non ho la prima idea di cosa. Ok, no, così non va. Un attimo, no. Non riesco neanche a sentirmi parlare. Allora, la musica... Allora, gli effetti li mettiamo a 70. Le canzoni 80, la musica 90 e le voci a 100, così. Così sentiamo tutti quanti. Perfetto. Parabam, parabam, parabam. Bam. 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 No, da che cazzo di parte devo andare? Uno dei personaggi più discussi di Chicago, Dermot Lucky Quinn, è morto. Si ritiene che per decenni sia stato legato a... Ah, è già morto l'anziano. Allora questo è proprio il finale in cui devo ammazzare il signorino... Oh, Cristo santo! No! Questa... No, non ho mai idea se... Sì, la luce la lascio accesa, no? Perché sono abbastanza all'oscuro, se no... La luce d'ambiente. Però questa luce è meglio. Però... Non lo so, come mai, ma... C'è un effetto di... Intervalli, ecco. Allora... Cristo santo. Allora, quello lo sblocchiamo... Così... Merda. Ma che cazzo? Forse T-Bone ha un'idea. T-Bone, dimmi. Ci ha chiusi fuori. Dobbiamo disconnetterlo subito. Oh, cazzo. Ho un'idea, ma... L'ultima volta della gente è morta. La gente muore sempre, T-Bone. Moriranno lo stesso. Dimmi. Esattamente. L'intera rete è collegata a un satellite. È una specie di valvola di sicurezza del sito S. Ho un virus artigianale che è un vero inferno. Devi installarlo da tre punti diversi. Che cosa fa? Taglia fuori Damien. Poco ma sicuro. Qui finisce male. Meno ne sai e meglio è, amico. Chiamami quando l'hai installato, sistemeremo tutto. Allora. Andiamo a questo qui. Salve, avrei bisogno di requisire il suo veicolo. Credevi di fermarmi così facilmente? Mi deludi. Ti facevo più intelligenze, ma alla fine anche tu sei come tutti gli altri. Cazzo, Damien, quanto ti odio. Adoro quando mi portano ad odiare e a voler uccidere i cattivi. Vuoi farmi crollare? Significa che hanno fatto un ottimo lavoro. Andiamo, Aiden, stupiscimi.
L'antagonista del secondo gioco invece, boh, non provavo niente contro di lui. Davvero? Serve la cioè, in realtà non mi è rimasto neanche impresso per nulla. L'unica cosa che ricordo è che era un personaggio, come dire, miliardario alla Steve Jobs. Cazzo! Vai. No, la polizia. Attenzione, la situazione è completata. Diramiamo la posizione del sospetto. Attenzione, una volante fanculo, meno male. Che sono arrivato. Ora gli vado addosso. Tu non vai addosso a nessuno. Dove cazzo è l'elicottero? Alla fine non avevi bisogno della tua amica hacker. Come si fa con le armi? Ah, mi hanno dato le nuove armi. Cristo! Coprilo dai fianchi, via! Porca puttana, carica il virus. Ce l'ho un'accia granata. Lancia granata. Allora, mo adesso quale cazzo è l'obiettivo? Oh! Ok, questo è l'obiettivo giusto, perché gli altri qua sono saltati. Sì, sono partito. Cos'era? Una specie di... Vai. Mi piace proprio questa storia. Cazzo, indietro, marcia. Non puoi capire cosa... Adesso. Vuoi distruggerci? Fatto. Sei vivo. Non distruggerla. Pilarla. Così tutti sapranno cosa si prova quando ti viene rubato il futuro. Ti ho conservato il meglio per te. Bello che io ho il disco fisico di Watch Dogs 1. Perciò una volta finito lo venderò a 10 euro. Ci farò il profitto di 1 euro e un centesimo, siccome ho pagato 8,99 per la Complete Edition. Adesso gli vado addosso, ok? Si è bloccata la macchina. Accosta! Attenzione, una volante potente. Chi non vorrebbe una città ideale? Questa musica mi piace un sacco. Ma c'era la radio nelle macchine? Cazzo. Come cazzo faccio a mettere la radio in macchina? Ah, non è disponibile. Vabbè, c'hanno anche ragione, voglio dire, la missione più importante, perciò non possiamo mica rovinare l'atmosfera con qualche canzone pop. Cristo, la macchina è ridotta malissimo, devo cambiare veicolo. Ma non così, non di faccia! Alzati! Aiden, cazzo, vai. Tu non fai fuori nessuno. Ti ho già completato 3 volte il gioco. Sono reputazione protettore. Mi dispiace dover perdere punti, però se mi spingono contro le mani... Ok, disturbiamo gli elicotteri. Scusatemi. Ah, ecco il clacson. Ti ho suonato il clacson! All'inseguimento del sospetto. Controllate il cavalcavia. 3-1 Adam, torniamo indietro per controllare un altro. Allora, adesso io hackero ma resto dentro al veicolo per evitare che possano uccidermi. È una protezione questo extra. Il bello dei virus. Ma ci si poteva nascondere nelle macchine, giusto? Eh sì. Con cerchio. Infatti sto seminando la polizia in questo momento. Pam. Siamo sul posto e cerchiamo ancora il sospetto. Giocone comunque, giocone ve lo raccomando. Mi sembra che diano gratis la Complete Edition se prendi il Season Pass di... Guarda che ho capito. Cazzo, avrei potuto prendere il Season Pass. Avrei potuto prendermi il Season Pass. Questo è quello giusto perché tutti gli altri obiettivi finti sono scomparsi. Ho potuto prendermi il Season Pass di Watch Dogs Legion, che mi avrebbe dato accesso ai DLC di Watch Dogs Legion,
E inoltre incontreremo Tyler. Mi avrebbe dato anche la complete edition gratis. E poi nell'aldilà. Vabbè, ormai è troppo tardi. Comunque i soldi si guadagnano, i soldi si spendono. Questo sta alla base del capitalismo. Ma hai visto che rete intelligente anticipa il problema. Lo adoro, non riesco a smetterla di sorridere. Mi piace un sacco questo gioco. Ho un amico, non l'avevo c'è ancora, che a cui piaceva tantissimo questo gioco. Mi ricordo che era un fan accanito della serie. E mi sembra che questo fosse il periodo in cui era appena uscito il primo di Watch Dogs, perciò era abbastanza, come dire, sconosciuto, non era mainstream. Mi dispiace un sacco che sono convinto non ci sarà un quarto gioco di Watch Dogs, perché abbiamo raggiunto il punto in cui il gioco diventa online, no? Hai il multiplayer, è online. Eppure, neanche 2 anni dopo l'uscita, forse neanche dopo 1 anno, gli sviluppatori hanno annunciato che hanno smesso, smetteranno il supporto. Non ci saranno più nuovi contenuti per il videogioco. Che è molto deludente, però lo capisco, ci sono tanti altri progetti a cui devono dedicarsi, molto più lucrativi. Tipo l'IP di Assassin's Creed, ecco. Anche se mi piace come attenzione, siano collegati. Potenziata è stata inviata per cercare il sospetto. C'era il dottore nel secondo/primo Assassin's Creed è il miglior attacco. È stato ucciso da Aiden Pierce nel primo Watch Dogs. Perché ci sono delle missioni in cui Aiden deve distruggere dei convogli di macchine. E uno di questi convogli, il finale, come dire, il boss, il convoglio del boss, conteneva il personaggio. Cazzo, non dovevo ucciderlo, dovevo solo ferirlo. Conteneva il personaggio del dottore che si occupò di Desmond Miles. Sali. Vai. No, peccato, mi hanno ucciso. Perché ho voluto fare la cosa figa, no? Col carrello elevatore invece che la porta che era lì a destra. Mea culpa. Mea culpa. Comunque spero che il microfono si senta molto meglio, perché ok, per sbaglio avevo staccato il coso delle cuffie, perciò non sentivo più un cazzo. Allora, devo seminare gli inseguitori. Il miglior modo per seminarli è andare... Bella domanda, dove andiamo? Affanculo, andiamo avanti finché non li seminiamo. Sono vittima di un incidente. Fermo, accosta! Sul treno, il treno! Io usavo sempre i treni per seminare la polizia. È l'idea migliore. Eccolo, c'è anche già il treno. Perfetto. Il sospetto lo vedete per adesso. Adesso salgo sul treno e parto. Non mi vedete più. Cazzo, devo solo salirci. Via. Ecco fatto, signori. Voilà. Questa era una cosa molto divertente da fare nel gioco, perché tu sali a bordo del treno, e siccome il treno è automatizzato più o meno, cioè se io ammazzassi adesso l'autista che c'è qui, andrebbe avanti lo stesso, no? Il conducente non serve. Vedi? Siccome il treno va più veloce di qualsiasi veicolo, e siccome io sono coperto in questo momento, non mi vedono. Non vengo visto dalla polizia. Perciò potrei stare tranquillamente quassù tutto il tempo a farmi una passeggiatina tra i vagoni. No, forse qui in mezzo è meglio non starci, perché in più occasioni mi è capitato di cadere giù e morire. Oh merda! State tranquilli. Tu sei buddista. Ah, è bello questa cosa che tu puoi vedere le informazioni riguardanti le persone. Me l'ero ricordato. I virus sono dentro. Convalescente. Allora ci siamo.
Torna al punto debole dove abbiamo iniziato. Ora si spalancherà come una bella... Lascia perdere. Avrai un collegamento diretto con il satellite ed è questo che conta. Ok, il collegamento col satellite. Ai ai ai, c'è una valvola di sicurezza. Ancora una cosa. Una volta dentro, usa l'exploit e via la luce. Se siamo fortunati e sono in gamba come dice il mio curriculum, scoprirai dov'è Damien. Non voglio altro. Ok, adesso dobbiamo semplicemente tornare lì e trovare Damien. Guardate che bello. È bellissimo. A me piace giochicchiare con le impostazioni dei videogiochi, no? Per cercare di migliorare qualcosa, magari abbasso la luminosità, aumento la saturazione, no? In questo gioco preferisco l'ambiente diurno, ecco. Mentre per esempio in Watch Dogs Legion mi piace un sacco la notte, perché essendo molto futuristico Legion, ci sono tutti i neon, tutte le luci, è molto 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 affascinante. Però qua preferisco di gran lunga l'effetto, come dire, di giorno. Infatti c'è tutta la luce, ho messo la luminosità molto alta, i colori sono abbastanza vivi. Sì. Anche se dovrebbe essere l'opposto, no? Siamo al DedSec. Ti abbiamo osservato. Sappiamo cosa fai. Distruggi le linee verso il CTOS. Godetevi lo show. Dacci 30 secondi. Per cosa? 30 secondi dentro il CTOS. Lo effettuiamo con un codice. Poi, quando il sistema si riavvia, il DedSec controllerà il sistema dall'interno. Ripareremo ai torti della pluma. Ci bastano solo 30 secondi. 30 secondi in segreto. Il nostro segreto. Saremmo cani da guardia. No. L'ha detto! Sono stanco dal rumore. Ha detto la parola. Non lo dimenticheremo. Ha detto Watch Dogs. Bellissimo. Comunque non l'hanno davvero dimenticato. Infatti nel secondo salveranno Aiden Pierce. Salveranno è un parolone, voglio dire. Aiden se la sa cavare da solo, però gli serviva aiuto nelle occasioni in cui l'hanno trovato, perché era stato catturato da non mi ricordo chi, non mi ricordo il perché. Ecco fatto. Sì. Adesso troviamo dei. Sono connesso a un satellite. Da qui il virus di T-Bone riavvierà tutto il sistema. Fermelo, Damien. Lo troverò. Bello che ogni volta lo fermano il CTOS. Fermano la Bloom. Fermano chiunque faccia questo. Ma è un passo verso l'evoluzione. Perché compare ovunque. Compare qui, compare a San Francisco, compare a Londra. Comparirà ovunque nel globo. Non importa quante volte lo si ferma. Madre affidataria, sindaca lista. Usa una barca per raggiungere Damien. Dov'è Damien? È al faro, Damien! Perché sto perdendo vita? Fuori. Ah, adesso che c'è il blackout hanno messo anche... Siccome è tutto buio, hanno messo anche la pioggia, molto molto cinematico. Hai di nuovo tua sorella e Clara ti ha pugnalato alle spalle. È stata coinvolta nella morte di Lena, lo sai. E tu allora? Anche tu puoi essere considerato responsabile. È questa da dove salta fuori. Ma andiamo oltre, magari invece è colpa tua. Ricordo che il Merlot è stata una tua idea. Mi maledico ogni giorno. Per il piano, per averti incontrato, per non averti fermato quando potevo. Non faccio più gli stessi errori. Se c'è un problema, intervengo. Ma già, il giustiziere. Ho letto i titoli. Ora sei tu il mio unico problema. E vengo a prenderti. Non riesco a non sorridere. Questa è una parte seria, una parte triste, una parte... Però non riesco a non sorridere. Perché è bello. Questa è una conclusione all'intero... Adoro quando i giochi hanno un finale
che ha davvero importanza, non solo per la storia, non solo per il personaggio, ma anche per il giocatore. C'è un senso di conclusione, ecco. Ho speso così tante ore giocando a questo gioco, facendo la ricerca per il killer, scannerizzando i QR code. Ricordi quando io e te abbiamo deciso di unire i nostri talenti, tutti i nostri progetti? No, guardate che bello. Ah, ho sbagliato. Tutto bagnato, tutto fradicio. Abbiamo messo in ginocchio un'intera città. Ma che parte è che dovevo andare? Ah, l'ascensore. Trova Damien. Ora passo le mie ore in piedi sul terrazzino. È così che chiamano il panorama del faro. Il terrazzino. Terrazzino. Lo sapevi? E io no. Dici a te. Sui terrazzini ci muoiono i vecchi. Non me la ricordavo questo dialogo, sinceramente. È carino però. I terrazzini. Forza. Che sorpresa! Ho un dubbio. Non mi ricordo il finale. Ultime parole, Damien. Vuoi dire qualcosa? Mi sembra arrivi Yorghi. Ora sanno chi sono. Tutto qui, nient'altro. Ehi, vaffanculo! Ma guardati, hai fatto un ecatombe solo per beccare un boss della mala. Ti autoassolvi solo perché la tua causa era come? Nobile? Mi hai ingannato. È per questo che sono qui. Ma che dici? Hai sulla coscienza anche Clara. Come pure tua nipote. Per questo hai allontanato la tua famiglia, vero? Loro sanno chi sei. Anche se sai giocare, a volte capita di perdere. Bla bla bla. Cristo quanto parlate! Lo sapevo! Me lo ricordavo! Che ci fai qui? Scusa, bello. Nuovo contratto. Tirala qui. Cosa? Forza, dalle un calcio. Ah, quanto mi fate ridere. Sapete, prendete tutto così sul personale, è il vostro problema. Per questo vi è andata male. Ecco la morale della favola, amici. Il telefono. Dammelo. Forza, dammelo. Vai, Aiden. Non è morto, vero? Non so cosa desiderasse Damien nei suoi ultimi momenti. Cazzo! La morte, immagino. Non volevo ucciderlo. Mi sembra ce ne fossero due dei finali. E invece ho fatto questo. No, lui mi sparava se non lo sparavo. Come non detto, non ci sono due finali, a mio parere. E io? Un uomo diverso. Yorghi, avete visto che non c'era più, perché è sopravvissuto. Tornerà nel secondo Watch Dogs. Forse anche in Legion? Non me lo ricordo. In Legion forse non ci sono ancora arrivato. Legion non l'ho ancora finito, è molto grande come gioco. Ha un... come dire... un problema di Legion sono le missioni, secondo me. Sono molto ripetitive. Grande. Sono molto ripetitive le missioni di Legion. Infatti non riesco a farne più di tre prima di staccare. Oltre ad essere abbastanza lunghe, poi... No, ti prego. Fammelo saltare. No, me lo fa saltare. Ripetiamo. Il sindaco Rushmore è morto. La polizia non rilascia dichiarazioni. I documenti trafugati mostrano un'estesa rete di corruzione e legami tra il sindaco e Lucky Queen. Si è suicidato temendo lo scandalo o è stato giustiziato? La direttrice PR della Bloom, Charlotte Garner, ha rilasciato una dichiarazione sui problemi del CTOS. Abbiamo sempre saputo che la rete CTOS sarebbe stata un bersaglio per hacker più o meno abili. Si è trattato di un ottimo terreno di prova per dimostrare la resistenza del nostro sistema.
Siamo molto soddisfatti dei risultati. Il nostro firewall ha bloccato gli attacchi peggiori e, in alcuni casi, gli interruttori di sicurezza hanno bloccato i sistemi e prevenuto ogni violazione. Le vostre informazioni personali sono al sicuro. La rete CTOS è tornata pienamente operativa. Tutti vogliamo passare più tempo con le persone che amiamo. Essere attivi nella comunità, vivere in case e città più sicure. Bloom Industries ha a cuore le vostre necessità. Stiamo per lanciarci in un'impresa globale, fare del pianeta una comunità. CTOS 2.0, pensato per voi. Il mondo è il vostro palcoscenico. CTOS 2.0, per rendere le città più intelligenti. È un finale così. L'intervista a una donna che afferma di conoscere il giustiziere Aiden Pierce. Abbiamo con noi la famosa psicologa infantile Yolanda Mendes. Dottoressa, la sua storia è straordinaria. Lei ha conosciuto Aiden Pierce, il cosiddetto giustiziere. Come è successo? Ho incontrato il signor Pierce per via di sua sorella. Questo ci ha molto sorpresi. Non abbiamo trovato nessuna informazione su di lui. Lei ha deciso di parlare. Ha curato un trauma di suo nipote. Sì, esatto. Ovviamente mi spiace, ma non posso dirvi nulla. Nemmeno i loro nomi. No, no, no. Non le chiediamo questo. Ma così ha conosciuto Aiden Pierce? Che tipo è? È impossibile dirlo con sicurezza. Maschera la sua personalità. Ed è molto bravo a farlo. Davvero? Non è come un giocatore di poker. È veramente molto intelligente. E cerca di dominare ogni situazione. E sta scrivendo un libro? Sì, in cui descrivo tutta la mia esperienza. Voglio analizzare la mente di quest'uomo problematico. Si annuncia una lettura affascinante. Dottoressa, grazie. Altro? Il DedSec! Il DedSec dite basta. Le nostre parole sono state ignorate. Esseri vili come delle hanno tentato di intaccare la nostra reputazione. Ultimo avvertimento. Ci sarà una resa dei conti. Noi controlliamo i controllori. Siamo capaci, siamo inarrestabili, siamo in guerra. L'ufficio del commissario ha dichiarato che ultimamente l'attività criminale si è ridotta. L'opera di pulizia del giustiziere, meglio conosciuto come la Volpe, ha ricevuto poche lodi. Una fonte anonima ci ha anche rivelato che il dipartimento di polizia apprezzerebbe il giustiziere più di quanto non possa dichiarare pubblicamente. Ah, questo è perché sono col karma positivo. Iniziato con una serie di prove e l'arresto di Joseph DeMarco, ma le forze dell'ordine di Chicago assicurano che le indagini sul traffico di esseri umani sono tutt'altro che concluse. Poco dopo la piena condanna di DeMarco, la polizia ha confermato che un impiegato statale possiede le prove che collegano il governatore dell'Illinois al giro degli schiavisti. Ah, questa è roba nuova perché ho fatto tutte le attività secondarie. Dopo che un enorme malfunzionamento del CTOS ha causato estesi blackout, rotture di ponti e danni per migliaia di dollari. Il CTOS è tornato online, ma molti fanno domande sulle misure di sicurezza per gestire un sistema così complesso in una città così grande. Mi ricordavo meno filmati. Questi sono perché ero completato attività secondarie, vero? Ti lancio un'ultima esca. Maurice alla fine ha ceduto, è diventato un chiacchierone. Ti mando delle coordinate, da lì in poi te la vedi tu. Sempre al lavoro, eh? Sì, esatto. Per me è tutto. Ah, e adesso che ho la scelta, mi sembra. Un fixer. Posso scegliere se uccidere Jordi, Maurice, oppure lasciarlo libero. Però con Maurice è ancora aperto, ma... Invece Damien che dovevo ammazzare per forza. Ha sparato alla mia auto. È lui che ha ucciso, esattamente. Vorrei dire che siamo diversi, ma non lo so più. Quanta gente ho ferito, ho ucciso. Chi merita la morte? Chi è che decide? Una volta finito con Watch Dogs, mi dedicherò a Watch Dogs 2. Ecco.
Morris. 1, 2, 3, 5. Ti sbagli, Maurice. Noi non siamo uguali. Iron ha finito. È finita. Sei l'ultimo. Maurice sta vivendo un inferno tutto suo. È una vittima. E non ne posso più di cadaveri. Merita una seconda occasione. Come me. Esattamente. Questo lo posso questo non posso saltare, vero? Oh, apprezzo. Cioè, a me piace il poter. In realtà no. Cioè. Sunshine. You're sleeping eyes for me. È una cretinata, però è bellissimo. Bellissimo, questo mi ricorda quando alla fine dei film, no? C'è il finale con il drone che si alza lasciando la desolazione, la musica magari allegra, no? Preferirei che non ci fosse tutto questo rumore, tipo i trapani, perché ha rovinato l'atmosfera, no? Comunque, sì, era molto carina la canzone. Ho avuto un attimo un flash quando avevo finito per la prima volta il gioco, io avevo sparato la prima volta a Maurice. Prima ero confuso sul faro, ho fatto aspetta, ma potevo salvarlo Damien? No, invece era Maurice che potevo salvare. Damien andava ucciso per forza, anche perché sennò avrebbe ammazzato me. Ma ci sta anche che proprio lì dovevi ammazzarlo, anche nell'impeto del momento non era possibile. Con Jorge invece le cose si sono sistemate, infatti alla fine Jorge ha dato Aiden quella roba, quella chiamata, no? A me piace, cioè
Io apprezzo i titoli di coda perché tutta questa gente ha lavorato duramente per fare questo videogioco, tipo questo Hugo Senecal René. È pieno di persone che se hanno lavorato tutto questo. Tante, ma tante persone hanno lavorato per ore per fare questo capolavoro di videogioco. Me ne vergogno, ma io li skippo solitamente i titoli di coda perché sono una a cui piace andare, come dire, a fare altre cose subito dopo che finisce il gioco. No, ci sono altre cose da vedere, c'è la roba da fare dopo il gioco, contenuti secondari, cose così, no? Trofei. Però, quando devo vedere i titoli di coda, alla fine mi fermo ad apprezzarli, anche perché è una pausa, cioè. Col fatto che ormai i tempi di caricamento si stiano riducendo drasticamente, non ho una console di nuova generazione come una PlayStation 5, io gioco dalla mia PlayStation 4 Pro, che è un pochino meglio della PlayStation 4 normale, ma allo stesso tempo non è a livelli della PlayStation 5. I titoli di coda sono uno di quei, i titoli di coda, i caricamenti sono uno di quei momenti in cui il videogiocatore può prendersi una pausa e pensare a quello che ha fatto. Pensare a quello che farà e godersi un attimo il riposo. Cioè, tra una missione in cui vai a uccidere l'assassino di Fatta la pesca, non mi ricordo perché ce l'avevamo con Damien. Sinceramente non me lo ricordo perché ce l'avevamo con Damien. O perché Damien ce l'avesse con noi. Questo non me lo ricordo. Però, tra l'uccidere Damien e l'avventura di T-Bone fuori da quest'area, perché mi sembra sia in un altro posto, il potersi fermare a prendere una pausa un attimo e apprezzare tutto quello che abbiamo fatto è molto, molto bello. E nel frattempo, controllerei, mancano 7 minuti a quanto pare alla fine del download. Anche se, secondo me, se io mettessi in modalità riposo la console, potrebbe scaricarsi in meno di un secondo, voglio dire, perché manca neanche un gigabyte al download. Il fatto è che sta andando così lento perché sono in live. Perciò, io direi che siccome sono le 12:25, e devo arrivare a 3,713 gigabyte, ma al momento sono a 3,212 gigabyte. Se io mettessi un attimo in pausa per 2 minuti, neanche forse 1 minuto, e partissi con la prossima live in cui facciamo direttamente il DLC, potrebbe funzionare, no? O è meglio farlo interamente, cioè. Ho comprato il cazzo di Season Pass, sono pieno di cose da fare adesso. Anche se l'unica di cui mi importa veramente adesso è Bad Blood. Questa non capisco se l'ho messa bene o no. Cioè, perché non lo so, mi sembra allineata correttamente. Però in confronto alle altre volte mi sembra un po' puntata verso l'alto in confronto alle altre volte. Io non capisco cosa stiano traparando, sinceramente. Perché loro, qua, gli operai sono qui per dipingere. Non capisco cosa stiano traparando, perché è da giorni, settimane, anche mesi che lo fanno. Cioè, sono qua da 2 o 3 mesi per dipingere. Hanno finito, hanno fatto tutti i piani, hanno fatto la fronte, il retro, i lati, tutto. Tutto, hanno dipinto. L'unica cosa che manca è pulire quello che hanno fatto, cioè, ci sono polvere, c'è segatura, c'è di tutto. Qualche asse di legno c'è fuori posto, ma oltre a quello è tutto a posto, è tutto perfetto. Non capisco cos'è che continuano a trapanare, giorno dopo giorno trapano. Cos'è che trapanano questi? Cioè, non capisco neanche da dove viene, da su, da giù. No, non si capisce, non si capisce. Cioè, perché non c'è niente, non c'è niente da trapanare, niente, niente. Non devono montare cose nuove, no. Devono magari togliere con un raschietto un po' di vernice che hanno messo in punti in cui non dovrebbe andare, tipo magari finestre, oppure non conviene usare il raschietto sulle finestre, volevo dire, tipo
sul bianco magari c'è una parte bianca in cui c'è qualche schizzo di arancione, va usato un raschietto per toglierla da lì, sembra. Ma perché è così potente? Sembra che siano qua fuori dalla mia finestra, che non è al piano terra, perciò non è possibile che siano qua fuori, non c'è neanche più impalcatura o cose del genere. Sembra che siano qua col trapano, lo facciano apposta. Poi hanno pause mentre io parlo. Vedi, perché sembra che loro mi stiano ascoltando. No, ok, adesso lo sta facendo. Lo fa apposta di fermarsi quando sto parlando, perché così lui parte mentre io sto lui trapana mentre io sto parlando, così può interrompermi. Mi senti? Mi sente, questa era una risposta affermativa. Qualcuno mi ha chiamato al cellulare, ma siccome siamo in live non potevo rispondere, anche perché io non ho questo come mic, io uso questo delle cuffie, infatti adesso c'è della camera. Sentirete le mie dita schioccare in modo forte, no? Più tardi provo a salvarla su YouTube questa live, perché mi è piaciuto tutto quel balletto allegro, no? Però me lo toglieranno per il copyright di sicuro, perché quella era una canzone intera, no? Ma siccome già me lo devono togliere per il copyright, direi che appena finiscono i titoli di coda possiamo. Può togliersi questa notifica davanti alla mia faccia, grazie. Ecco fatto. Sì, non so se quella adesso mi abbia coperto interamente la faccia, però io non metterò la mia webcam a destra o sotto, in basso a destra, no. In alto a sinistra è perfetta come posizione. Perché non voglio non smetterla, non voglio. Cioè, tipo, nelle chiamate di Zoom, di Teams, di Meetic, dovunque. Io ho la camera che è bassa, no? Quella normale. Perciò la mia faccia compare in basso a destra. E io quando guardo lì sembra che io stia guardando altrove, no? Invece qua si capisce cosa sto guardando perché è in alto. Però quell'altra non si può mettere in alto. Voglio dire. Devo ricordarmi quando metterò questo, la copia fisica di Watch Dogs, che dentro adesso io sto tenendo il disco di Watch Dogs Legion. Non vorrei mai finire con il gioco sbagliato venduto. Anche perché uno si ritrova Watch Dogs Legion al posto di Watch Dogs, può prenderla in due modi. O decide di tenerselo. Cos'è questo rumore? Ah, ok, nelle cuffie. Ora motore. Special thanks to Matt Fox. Hanno ringraziato qualcuno, un fan speciale di Watch Dogs, che ha creato la sua via nei loro cuori. Adesso vorrei capire cosa ha fatto questo Matt Fox per farsi ringraziare nei titoli di coda, perché una delle cose a cui ambisco prima di lasciare questa terra è finire nei titoli di coda di qualche videogioco o qualche film. Qua ci sono tutte le canzoni, se mi interessano, tutte le canzoni all'interno del gioco: Day and Night, Break It Down, Auto to Launch, Kick Me to the. Molte, molte me le ricordo. Day by Day di Longshot, forse. Ce n'era una canzone di Watch Dogs che ascoltavo continuamente mentre facevo la doccia. Vediamo se è questa. Day by Day Long Shot. Sentiamo. Non è questa, però. Stuff. Chatted going on, calling for Matt. Cause he never got the phone in the sack. Skip that. What's
bravo. Via, via. Allora, il gioco è terminato. Questa notifica che è appena spuntata era del DLC scaricato. La canzone è terminata, io direi adesso. Adesso vediamo un attimino le auto, se ne ho qualcuna di nuova. A Rosewood. Mascol. Due macchine nuove. La mia preferita resta la Papavero Edizione. La Papavero Stealth. L'hanno tradotto in Papavero di... questi qua, questi mi faranno uscire di testa. Andiamo a giocare a Bad Blood, già che ci siamo. Fammi scrivere un attimo una cosa. Anzi, no. Ci penso dal telefono. Non capisco cosa cazzo stia succedendo. Ok, Watch Dogs Bad Blood. Nuova partita. Questo è ambientato dopo Watch Dogs, però il protagonista è T-Bone. Il protagonista è T-Bone. Niente, questi qua col trappolo non la finiranno. Ok, la difficoltà è 2 su 10. Basta un solo playthrough e servono 10 ore di gioco. Tutte cose molto facili. Devo finire le missioni della campagna. Ci sono 10 missioni nella campagna. Poi c'è online co-op. Cazzo, mi conviene fare l'online co-op prima che sia tardi, perché potrebbe non esserci più nessuno che ci gioca online. Anche se mi era appena apparsa una notifica delle corse online di Watch Dogs. Questa è la prima volta che gioco il DLC. Non mi sono neanche informato. Non l'ho mai visto. L'unica cosa che so è che il protagonista è T-Bone e siamo fuori città. Trappano più forte del gioco. Il suo capo è nel cesso accanto al suo, così Matt butta la sigaretta dentro al water e va tutto a fuoco. Non ci credo. Che ci fai qui? Ehi, quello è il mio caffè. Ehi, calma ragazzi. Prima cosa, questo caffè è una merda. E secondo, sono qui perché i vostri capi mi hanno incaricato di testare il vostro sistema. I miei complimenti. Prova superata. Sì? Ray, sono Tobias. Oh, sì, è tutto a posto qui. Tutto bene. Ok, glielo dico. Ray, vuole che controlli anche i router. Ray, ascoltami. Ray, dobbiamo parlare. Credo che qualcosa servi. Sì, ok, va bene. Cosa? Grazie, a dopo. Scalda sedie, che volete farci? Ehi! Grande! Che carino! Quella cosa che è sulla spalla con lo sguardo. Devo andare. Quando la Bloom mi ha assunto ero felice. Mi hanno illuso coi loro bei discorsetti. Sapevo che avremmo fatto la storia.
Ma questa cosa era sbagliata dall'inizio. Ora è troppo tardi. E il sito S è troppo grande. Merda, bloccato. Devo trovare subito un sistema vulnerabile. Merda, è Raymond Kenny. $5 ad autografo, coglione. Idiota, stai sparando a metà. Se mi muovo bene, posso intrappolare questi imbecilli nei loro uffici. Sto scherzando, sono un cazzo di tank. Ok, non è vero. Stavo andando dritto per dritto, convinto di poterle estendere tutti con qualsiasi cosa fosse quella. Aia. Allora, per inchinarsi, cos'è che ho premuto prima per inchinarsi? Wow, cos'è questo? Le etichette della strada sono ricompense che ottieni aiutando Sheila, chi è Sheila, combattere le tre più temute organizzazioni criminali di Chicago. Ti permettono di acquistare vestiti esclusivi da tipo Sheila, indagare sul tribunale. Sapevo che avremmo fatto la storia. Questa cosa era sbagliata dall'inizio. Ora è troppo tardi. Allora, io non mi ricordo cosa cazzo è appena successo. Allora, merda, bloccato. Devo trovare subito un sistema vulnerabile. Io ho il controller scassato che gira, drifta verso destra da solo. Perciò. Ok, mentre quello è salito su, perciò possiamo occuparci del suo compagno. Se mi muovo bene, posso intrappolare questi imbecilli nei loro uffici. Controlla il corridoio, tengo d'occhio l'ufficio. Va bene. Raymond Kenny, 5. Lascio il bersaglio. Via. Ciao ragazzi. È tosto come personaggio, tipo. È un ex impiegato della Bloom, mi sembra. Ecco. Hanno tolto corrente agli ascensori. Sperano che rimanga bloccato dentro. Qualcuno controlli l'ascensore, presto! State in guardia. Merda, cos'è? Un raduno della sicurezza? Mai viste così tante guardie? Che strano. Che succede? Raymond Kelly. Non ci credo. Almeno ci dicono. Sai, mio padre lavorava insieme a lui. Dice che dietro la facciata da burbero in fondo c'era solo un vecchio ente. Beh, si vede che tuo padre non ha mai visto uno dei suoi hobby. Avvicinatevi un pochino di più a quella che esplode. Oh, che strano. Quell'affare non dovrebbe essere acceso. Conosco quel suono. Conosce quel suono? Possibile contatto visivo. Un vado letto a controllare. Possibile nemico in zona. Mi preparo ad attaccare. Ma sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto. Ehi, sono stato dentro. Tua, l'area. Andate a vedere. Attenzione. Ci siete in due, uno va da vedere. Via
sono al sicuro per ora. Ma devo trovare un sistema vulnerabile. Non ha scritto altro. Me la filo. Ah, merda. Siete davvero tutti qui per me? Via. Sali, sali, sali. Addio, ragazzi. Lo ripeto, il treno è il miglior modo di evadere da qualche zona. Ah, dalla minimappa vedo che mi stanno seguendo. Dov'è? Qualcuno lo vede? Sparpagliatevi! Ma c'è qualcosa in Dibon che sembra un pochino migliore di grafica, graficamente, ecco, di Aiden. Non so che cosa, però. Non mi sembra più. L'abbiamo perso. Sayonara Bloom. È stato bello. Possiamo fermare il treno? Grazie. Cazzo. C'è stato il momento di realizzazione di cosa avevo appena fatto, proprio nel momento in cui ho premuto quel cazzo. Ero tipo, no, è troppo alto, adesso morirò. Infatti sono morto. Non disponibile durante le missioni. Ok, quindi questa conta come una delle 10 missioni. Musica? Non è disponibile. Nuovo veicolo? Questo è un nuovo veicolo? Hanno aggiunto veicoli con questo DLC. Forse questo non l'avevo ancora trovato. Aiden, volevo informarti che ho fatto. Era anche ora. Hai un piano di fuga? Ho lasciato una falsa pista nel sistema della Bloom. Nelle prossime 2 settimane mi vedranno spuntare a Wichita, Amarillo, Tucson. Poi sparirò da qualche parte in Messico. E invece andrai dalla parte opposta. Ho un biglietto di sola andata per Miami. Se le acque si calmeranno, troverò il modo di contattarti. Aiden. Ma... stammi bene, Tipon. E sta lontano dai guai. Beh, ci proverò. Adios, amico. Adios. Mentre in Watch Dogs 1 c'è un solo DLC con trofei, in Watch Dogs 2 abbiamo 2 trofei invece. Cioè due DLC con i trofei, ecco. Condizioni inumane e l'altro non me lo ricordo. Però il fatto è che è dal 2019 che non vengono fatti sconti sui DLC dei primi 2 Watch Dogs, il che è davvero schifoso. Infatti ho dovuto ricorrere al comprarmi
Complete Edition di Watch Dogs 1, pur di giocare all'DLC di Bad Blood, che il prezzo normale dell'DLC è 15 euro. Invece l'ha scontato, sarebbe stato 2 euro, ma non scontano da più di 3 anni. Amore, sono a casa. Invece questo l'ho trovato in sconto per pura fortuna adesso a 8 euro invece Regola di numero uno: usare la porta sul retro. 30, mi sembra. Ora, non fare copia della chiave. Che posto è questo? Non sei bella, non sei comoda e di sicuro non sei una casa. Ma c'eri quando avevo bisogno di te, baby. Ah, questo è un rifugio, questa è la base di T-Bone. Cos'è quello? Il problema di Ora svegliamo i cani da guardia. E troppi vigili del fuoco volontari. Ma era la stessa voce di T-Bone, era. Cioè, era lo stesso doppiatore. Non so se fosse voluto. Che è un po' brutto come rifugio, T-Bone, ti avviso, eh. Domattina distruggerò questi hard drive. Non le ho mai usate. Meglio un paranoico insoddisfatto che un paranoico morto. Andiamo a dormire. Ultima notte in questa topaia. Meglio dormire un po'. Beh, le uniche due cose che so di questo DLC sono che il protagonista è T-Bone e che è ambientato altrove. Nient'altro, non ho la minima idea di cosa sia. Ma mettiti un pigiama, non andare a dormire così. Ho spiccato il collo. Ecco fatto. Io questa parte del collo la schiocco soltanto con la mano. Non ci riesco altrimenti. Invece questa è facile. Ah vabbè, l'ho appena schioccata, non schiocca di nuovo. Tobias. Rispondo. No! Vaffanculo, zitto! Va bene. Sono passati 10 anni, Fruer. Spero che sia urgente. Ray, manda la polizia. No, cioè, non mandare la polizia. Potrebbe essere coinvolta. Riesci a trovarmi? Cioè? Calmati! Cos'è? Un'altra delle tue scenate? Una scenata? Ray, questi mi ammazzano! Hai capito? Questi chi? Non lo so! Mi hanno colpito con qualcosa. Devo essere svenuto. Sono in un bagagliaio, credo. Sono sicuro è un bagagliaio. Riesci a tracciarmi? Poco è male. Il tuo segnale GPS va e viene. Per forza. Lo disturbano. Ah, si mette male. Puzza di fixer. Cazzo. Va bene, arrivo. I Fixer mi sembra siano hacker che lavorano come mercenari. Andarmene da Chicago. Anche Aiden li odiava, i Fixer. Non posso abbandonarlo. Ray, il cellulare è quasi scarico. Devi sbrigarti. E calmati, cazzo! Cerca è qua a lo spacco fianco. nel bagagliaio. Se l'auto è nuova, dovrebbe esserci. No, bella! Non c'è. Bene, sappiamo che sei in un'auto vecchia. È un inizio. Un'auto vecchia? No, non ci siamo. Forse hanno tolto lo sblocco. Vedi se c'è qualche attrezzo lì. Cerca uno scomparto. Magari c'è un crick. Sì, c'è il crick. Dici che con questo posso far saltare lo sportello? L'idea è quella, ma non devono accorgersene. Quindi fai un sacco di casino mentre ci provi. E strilla, ok? Sto arrivando, Tobias. Ok, inizio. Ehi, fatemi uscire! Aiuto! Aiuto! È aperto! Ce l'ho fatta! Apri uno spiraglio, dimmi cosa vedi. Vedo degli operai al lavoro, sulla strada. Siamo a Chicago, non mi dice nulla. Ah, coni stradali! Ce ne sono un sacco! Un cono?
un altro cono. Coni stradali di merda. Edifici, brewer, dei negozi. Forza, che cosa vedi? Ah, no, non lo so cos'è. Dai. Ci sono palazzi semidemoliti. Sembrano appartamenti. Allora forse sei nei Wards. Eccolo. Brewer, nient'altro. Sono un sacco di palazzi, Ray. Non c'è qualche scritta? Non vedo. Aspetta, altri coni. Ti vedo. Ok, tieni chiuso il bagagliaio e... Ci serve aiuto! Questo è matto! Ma... Ehi, non voglio morire qui dentro! Non morirai, promesso! Brewer! Va tutto bene? Vieni qui, vieni qui. Resisti! Colpitelo! Altri fixer. Questi tizi Scusami. Non mollano mai. Resisti, Brewer! Io ti aiuterò. Cercate ancora. Non può averci seminati così. Invece sì. L'ho quasi appena fatto. Ecco okay, fatto. Basta, se n'è andato. Adesso è finita. Non so che aspettarmi. Ma non possiamo farlo uscire prima di andare alla base? C'è lui ancora lì dentro. Aiden l'ha incontrato. Ha detto che era un barbone. Era drogato, biascicava cose senza senso. Cazzo. Brewer darà la colpa a me per tutti i suoi problemi. Questo è lo stesso doppiatore di Wrench. Perché riusano gli stessi doppiatori? Ci sono migliaia di persone che vivono in Italia. Scommetto poi che ci saranno anche persone che vogliono fare i doppiatori gratis pur di finire in un gioco del genere. Perché usare sempre gli stessi doppiatori? E tu smettila di gridare che ti ho appena salvato. Sei libero. Che bello, è proprio scassata come era prima. Cazzo, calma! Cristo, Ray! Mi avresti fulminato! Sei tu che ci stavi attaccando! Con lo svitabulloni! Non sono pazzo! Allora mi dici come hai fatto a far incazzare i Fixer? Io? Sei stato tu? Sto scappando per colpa tua. Da quando tu e Rose avete deciso di sputtanare la Bloom, vivevo bene, Ray. Sei un barbone. Ero fregato. Ci andavamo con i piedi di piombo con te perché sembravi fuori di testa. Beh, ora Rose è morta. È il tuo scherzetto del 2003. Quanti sono morti? Troppe. Già. E il pazzo sarei io. Ah! Pezzo di merda. Mi dispiace, io non... Ascolta. Grazie per l'aiuto. Ma ora devo andare. 11. Ah, 11. Le conta i morti. Lindsay Garcia. Jeremy Connors. Ne vuoi altri? Li so tutti a memoria. Se scappi, la Bloom ti troverà. Lo so, perché l'ho scritto io quel cazzo di codice per cercare la gente. Io posso aiutarti. In che modo? Devo colpire di nuovo la Bloom. Scoprire cosa sanno. Tu puoi stare da me. Ma non toccare niente, soprattutto i computer. E non fare rumore. A giocare con l'alce il canterino.
Cercherò di fare il bravo. Ma soprattutto, giù le mani dalla mia birra. Io non bevo. Certo che no. Ok, missione completata. E adesso? Merda. Restare nei paraggi non era nei programmi. Ah, ci sono tre atti. Faccio una telefonata. Punto abilità ottenuto. Allora, siccome questo è l'ILC, noi siamo a zero di tutto. Dobbiamo ripartire dall'inizio. Più o meno, a qualche cosa. Disposori immobili. Invece questo quanto è? Tre punti abilità. Io direi di aspettare e prenderci quello lì. Parla il detective Billings. Sheila. Uomo del mistero, sei tu. Credevo fossi morto. Ti sono mancato? No, adoro vedere aumentare la criminalità nella mia città. Dimmi che è per questo che mi chiami. Sono a corto di soldi. E rifornimenti. Beh, c'è molto da fare. Criminali, scagnozzi e guerriglieri lottano tutti per spartirsi la torta ora che Lucky Quinn e Iraq sono morti. E sono a corto di persone fidate all'interno del dipartimento. Tu dimmi quello che devo fare e io mi sporco le mani. A un prezzo? I soldi dei contribuenti ripuliscono le strade dal crimine. Non è bello quando il sistema funziona, tesoro? Sei tremendo. Aspetta, ti mando quello che ho. Controllo la mappa. Ti ho segnalato uno dei gruppi, il Chicago South Club. Ora è capeggiato dal figlio di Quinn. Allora, va bene. Alcuni sono bersagli secondari da una botte via, mentre altri serviranno a inviare un messaggio. Colpiscili una volta al giorno, così sapranno che li teniamo d'occhio. E ricorda se ti beccano. Non ti conosco. Bene, chiamami prima di entrare. Carina. Cazzo! Ok, ricordiamoci dove ho parcheggiato. No, scendi. Bene. Io mi sa che ormai è l'una. Io sono in live da un'ora e mezza. Perciò mi sa che chiuderò qui. Continuerò a giocare. E perciò domani farò un'altra live, ma per adesso chiudo qui. No, aspetta. Via la notifica. Via l'altra notifica. Pace e chiudo.